grazie che mi hanno invitato, abbiamo avuto vedere la fortuna che essendo una serata intersettimanale abbiamo potuto fissare una data in tempi abbastanza rapidi, perché altrimenti se ne deve parlare da settembre dell'anno prossimo. Grazie a voi che siete qui, mi hanno detto che stasera c'era pure la Juve che giocava, io non ho messo nulla perché non mi interesso di calcio, ma bene. Allora, c'è qualcuno, come è normale, giusto che sia, che non sa di che cosa parlo? Beh, a parte che sa che parlo della Bibbia, ma insomma, non ho mai sentito nulla? Quasi nulla. E dove era? Quasi nulla? Ah, lì, ok. Quasi nulla. Tanto, ma quasi nulla. Quindi solo due persone, incredibile. Va bene. Allora, parliamo della Bibbia, ne parliamo in un modo un pochettino particolare, ovviamente, e ne parliamo da un punto di vista di una lettura letterale. Una lettura letterale che mi arriva dal fatto che per, così lo dico appunto perché sono due persone, che per molti anni io ho tradotto l'ebraico per conto delle Edizioni San Paolo, che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti, e poi nel 2010 ho cominciato a raccontare cose per conto mio. E in quel momento ovviamente il rapporto di lavoro si è interrotto, quindi ho la fortuna di non avere più nulla da perdere, salvo la faccia, no? Quello non è il problema, so che non la perdo. E, un po' di presunzione, perdonatemi, ma insomma. E quindi non posso parlare liberamente, scrivere liberamente, perché non ho più condizionamenti di nessun tipo. Allora, il tutto appunto arriva di lì. E arriva di lì tutto ciò che io racconto e che ovviamente non è ritenuto accettabile. Non è ritenuto accettabile, insomma, da parte della cosiddetta tradizione o da parte della cosiddetta dottrina. Questa sera, quando sono arrivato qui, una persona mi ha consegnato una mail che ha ricevuto, ed è una mail che parla di me. Vi leggo le ultime righe. Che quando non si è credenti, si diventa necessariamente creduloni. E quindi, per quanto riguarda il sottoscritto, non restano che due ipotesi. Chi si comporta in questo modo, cioè come faccio io, e fa la trappola approfittando dell'ignoranza della gente, o è una persona orgogliosa che invece di fare cultura o servizio nobile e altamente umanitario diffonde l'ignoranza e vuole affermare se stessa schiavizzando le persone, oppure è un ignorante. Ok? Quindi ve la leggo in diretta, me l'hanno data tre quarti d'ora fa. È tra le cose più gentili che mi vengono dette, quindi. Quindi la sostanza è questa qui: o sto schiavizzando la gente o sono un ignorante. Quindi io vi presento, ma questo me l'hanno anche scritto altri, quindi io vi presento le letture degli ignoranti. Io ho una terza ipotesi tra lo schiavizzare le persone, così almeno diamo una risposta pubblica. Tra lo schiavizzare le persone e l'essere un ignorante. La terza ipotesi è che, come dire, alla settima fetta anche io mi accorgo che è polenta. In questo senso, mi si invita a cena, mi si dà da mangiare appunto polenta, che a me piace, però questa polenta mi viene presentata come se fosse un piatto raffinatissimo, prodotto con una ricetta che è a conoscenza di pochissime persone, che la dispensano a loro volta a pochissime persone, cioè a quelle persone che loro ritengono degne di ricevere questa conoscenza e questa informazione, e me la raccontano molto bene, me la condiscono molto bene. E io ne mangio una fetta, e va bene, ci credo, poi ne mangio la seconda, poi ne mangio la terza, poi però dalla quarta, quinta fetta in avanti comincio ad avere dei sospetti, e quando arrivo alla settima fetta dico: no, va bene, questa è polenta, cioè è farina fatta cuocere nell'acqua. Cioè, come
dire, un cibo, fra virgolette, lo dico senza disprezzo perché a me piace, quindi cibo da ignoranti, cioè uno fa bollire l'acqua e si butta dentro la farina, no? Cioè non è che deve... Benissimo, allora io dico che se qualcuno mi offre della polenta, io la mangio molto volentieri, però chiedo soltanto che mi si dica ti invito a mangiare polenta. Ed è la terza ipotesi tra queste due, tra l'essere quello che frega la gente o l'essere un ignorante, dico no, cioè a un certo punto capisco che certe cose, diciamo così, mi sembra di capire che certe cose che mi vengono presentate in un certo modo mi paiono non essere più quelle, ok? E quindi diciamo che sono negli anni, a forza di tradurre per, sono arrivato alla settima fetta. E quindi io racconto la settima fetta. Dopodiché ognuno ne fa quello che vuole, compreso dire la polenta mi fa schifo, mangio altro. Benissimo. Voi sapete bene, visto che insomma più o meno tutti, salvo appunto due persone, sapete bene che io non ho né gruppi, né seguaci, né sette, non ho niente. Io metto a disposizione le mie cose, ognuno ne fa quello che vuole, compreso buttarle via immediatamente se non gli piacciono, è finito, basta. Io vado a fare le conferenze solo dove sono invitato, nel senso che io non ho la vocazione del predicatore, anche perché io non ho verità da distribuire, quindi non ho come dire, l'intento mio di andare a raccontare le cose, quindi vado dove c'è la gente che mi chiama. Se la gente smette di chiamarmi, io smetto di andare. E non c'è nessun problema, appunto, perché, ripeto, non devo avere nessuno che mi segue, nessuno che mi viene dietro. Però due cose... come dico sempre, fatemi domande quando volete, naturalmente. Cioè, non aspettiamo la fine, dico anche agli organizzatori, ditemi voi quando fate la pausa, perché io non ho il controllo del tempo, non ho neanche l'orologio, quindi mi dite voi, mi fate un segno. Allora, due parole che sono fondamentali sulla Bibbia. La Bibbia, intanto, indipendentemente dalle traduzioni, non è ciò che noi pensiamo che sia. Cioè, non è ciò che ci è stato raccontato. Nel senso che non è un libro che è stato scritto così millenni fa, che è stato ispirato da Dio e che quindi più nessuno l'ha toccato, perché è passato indenne attraverso i secoli con una tradizione che l'ha portato avanti, sempre rispettandola, eccetera, eccetera, eccetera. La verità è l'esatto opposto. La Bibbia è un insieme di libri tra i più ritoccati, riscritti, rimaneggiati, cancellati, interpolati, emendati, nascosti, ritrovati, rifatti, cancellati, modificati che esistano sulla faccia della terra. Questo da sempre. Al punto che tra il VI e il IX secolo d.C. la, diciamo, teologia ebraica ha sentito il bisogno di mettere un po' un punto fermo. Cioè di dire adesso stop, facciamo in modo che questa Bibbia non la si tocchi più. E quindi hanno definito, diciamo così, un codice, che è quello che noi conosciamo col nome di codice masoretico, perché chi ha fatto quel lavoro sono appunto questi masoreti, che significa custodi della tradizione, ed erano tra l'altro diverse scuole, anche in lotta l'una con l'altra, quindi perché non è che fossero d'accordo su tutto. E diciamo che si è imposta questa scuola di Tiberiade, per cui tutte le Bibbie che abbiamo in casa sostanzialmente dipendono da questo codice, cioè dal cosiddetto codice masoretico, che è uno dei codici possibili. Poi vi faccio qualche esempio. Quindi cominciamo col dire che noi abbiamo una delle Bibbie possibili, e faccio subito anche un'altra affermazione che è molto chiara, così ci capiamo immediatamente. La tradizione, cioè la cosiddetta tradizione, non solo non è garanzia di verità, ma è certezza di manipolazione. Quindi quando sentiamo dire ah, ma questo secondo la tradizione, bene, se lo dice una tradizione, intanto cominciamo a dubitare. Questo è l'atteggiamento. Quindi per questo dico, non ho la vocazione del predicatore, perché per avere la vocazione del predicatore bisogna avere delle verità, no? Uno dice io so come stanno le cose e ve lo racconto. Io non so come stanno le cose, io so solo che noi abbiamo una delle Bibbie possibili, so che esistono altre, ripeto, poi facciamo qualche esempio,
Io lavoro su quella perché è quella che, diciamo, i detentori del potere, della conoscenza, dicono essere quella ispirata da Dio. Quindi io lavoro su quella non perché l'ho scelta io, ma perché l'ho scelta loro. E io non so se quella sia quella vera. Questo non lo so, non lo sa nessuno. Nel senso che ognuno dice che la sua è quella vera. Quindi tutti sono convinti di avere quella vera. Noi abbiamo il codice dei Masoreti, i Samaritani hanno un altro codice, che è la Torah Samaritana, che la Torah, sapete, sono i primi 5 libri dell'Antico Testamento, quelli che noi conosciamo come Pentateuco, che sono il nucleo della Bibbia. Tra la Torah dei Samaritani e la Torah dei Masoreti ci sono 2000 varianti, 2000. Esistono le Bibbie, esiste la Bibbia Targumim, che è una Bibbia scritta in aramaico, e lì le differenze sono, poi ne vediamo qualcuna, le differenze lì sono veramente impressionanti, è tutta un'altra storia, ma proprio completamente diversa. E questo non dipende dalle traduzioni, eh? Sono proprio i vari codici biblici. Se noi mettiamo assieme, facciamo un confronto tra il codice dei Masoreti, che è un codice molto recente, perché dicevo, questo lavoro è stato fatto tra il VI e il IX secolo dopo Cristo, quindi è stato, diciamo, terminato all'epoca di Carlo Magno, quindi non millenni fa, all'epoca di Carlo Magno. Se noi mettiamo a confronto il codice di Masoreti con i codici paralleli che sono stati trovati a Qumran, che forse qualcuno ha sentito nominare, che sono più antichi di questi, ci sono delle differenze, che sono anche differenze sostanziali. Allora, che cosa hanno fatto questi Masoreti? Questi Masoreti hanno definito diciamo il significato della Bibbia, perché le lingue semitiche vengono scritte soltanto con le consonanti, quindi le parole hanno un significato che rimane sospeso finché non vengono messe le vocali. Quindi questi Masoreti hanno messo le vocali. Facciamo un esempio. Faccio un esempio che deriva dalla Bibbia. Qui c'è scritto Tel, si scrive da destra a sinistra. Se io ci metto una E, le vocali non esistono, sono dei puntini e delle lineette che danno i suoni vocalici. Questa qui, così com'è scritta, diventa Tevel e significa terra, mondo, universo. Se io trasformo questa E in un'altra E, si legge sempre Tevel, ma questo indica il rapporto sessuale di una donna con un animale. Così è terra, universo, mondo. Così è il rapporto sessuale di una donna con un animale, oppure il rapporto sessuale tra suocero e nuora. Sono esempi biblici, non di fantasia, Levitico 18, Levitico 20. Quindi questo è il lavoro che hanno fatto i Masoreti, mettere queste rovine qui. Queste rovine qui, questi segni qui, ci sono ancora oggi delle correnti esegetiche, cioè di interpreti, soprattutto correnti ebraiche, che le cambiano. Cioè tolgono questi suoni vocali e ce ne mettono altri, cambiando notevolmente anche i significati dei racconti. Io non lo faccio, perché se lo faccio io mi massacrano oltre a tutto il resto. Io rispetto ogni puntino dei Masoreti,